366 storie della buonanotte di Teresa Buongiorno, 1990, Arnoldo Mondadori editore. 9 agosto, la più vecchia del mondo. Si chiamava Tuimalia, la tartaruga che il capitano Cook regalò al re di Tonga nel 1773. È morta il 18 maggio del 1966, a 193 anni. Se avesse potuto parlare, ne avrebbe raccontate di belle. Non sono tutte così longeve, ma in genere vivono parecchio le tartarughe, anche 100 anni. Sono gli esseri più antichi che abitano il nostro pianeta. Stanno sulla Terra da 225 milioni di anni e sono cambiate pochissimo da allora. Ce ne sono almeno 250 tipi al mondo, quelle d'acqua dolce e quelle d'acqua salata, e quelle terrestri che si chiamano per l'esattezza testuggini. Si assomigliano tutte, ma quelle marine hanno pinne invece che zampe. E tutte si portano la casa appresso e si ritirano dentro a ogni occasione, per dormire, per difendersi, per illetarvi. Ma ce n'è una, in Australia, che ha un collo lungo come quello di un serpente e si deve contentare di ripiegarlo soltanto. Non è la sola originale della famiglia. La zannatrice ha una specie di becco. La matamata, che vive in Sud America, pare un mucchietto di foglie secche. E quella muschiata, che vive in Nord America, ha un odore così perfido che viene chiamata stink pot, che vuol dire vaso puzzolente. Ci sono tartarughe giganti come quelle delle Galapagos, che trovò Darwin, e ce ne sono di piccolissime e le vendono agli angoli delle strade. Tutte sono molto pigre, ma quelle marine fanno migliaia di chilometri per deporre le uova in un posto sicuro e le seppelliscono sottoterra. Però i predatori se ne mangiano ugualmente un bel po'. Un grande amico delle tartarughe è lo scrittore Michael Ende. Quando viveva in Italia, aveva fatto una casa per loro nel suo giardino. Spero che ti sia piaciuto questo video. Fammelo sapere selezionando il pollicello in su. E se ti iscrivi al canale di Libri da Camera, potrai ricevere le notifiche di quando pubblicherò ogni prossima lettura.